Bordons, siamo allo stand della Honda, abbiamo la Toro Rosso da una parte, la Red Bull dall'altra, erano usciti dalla Formula 1, sono rientrati a cannone, non con uno ma con due team, vabbè, prima con la McLaren, poi sono andati solo alla Toro Rosso, insomma adesso comunque si sono rilanciati, tra l'altro il motore sembra anche andare molto bene, saranno sicuramente protagonisti con questa macchina del Mondiale 2019. In realtà qui allo stand Honda non è che ci siano molte macchine, hanno puntato quasi tutto sulla sportività, hanno passato anni a raccontarci la storia dell'ecologia, eccetera, eccetera, sono stati anche bravi, avevano addirittura la macchina di Formula 1 che era pitturata come il mondo, ti ricordi quella di Button? Sì. Poi completamente sparita l'area sportiva, oggi si ripresenta di nuovo sempre con l'NSX, che in questo caso si presenta con dei dettagli in fibre di carbonio che spaccano il tetto, l'alettone posteriore di generose dimensioni, ovviamente è una personalizzazione di una vettura che conosciamo già molto bene. NSX significa Bordons? New Sport Experience ed è proprio per questo, proprio in virtù della ricerca di una nuova esperienza di guida, che davanti vengono introdotti due motori elettrici che permettono alla vettura di fare una sorta di torque vectoring proprio accelerando o frenando le ruote. Io scusa, sono distratto perché stavo guardando il prototipo di Honda. Ah, eccolo là, è vero, c'è quello, il prototipino di Honda, adesso andiamo a vederlo, la Type R. Anche qui Type R con la sua versione TCR, quella che avevo provato recentemente, un po' di moto, quelle non mancano mai, perché diciamocelo, la Honda, oltre a fare anche delle macchine, fa anche tantissime moto, è il primo produttore di motori al mondo, fa 35 milioni di motori tra taglia erba, motori marini, motori per macchine, motori per moto, insomma è un'azienda. Ho avuto l'onore di provare il CRV ibrido. CRV ibrido, eccolo qui. Prova il modello benzina. Standard, abbiamo avuto lo standard. Però questa è una tecnologia ibrida molto particolare, perché ha un motore elettrico che praticamente assicura sempre la partenza della vettura e poi con la benzina che si innesta in un secondo momento per dare appunto la trazione. È un'ottima soluzione ibrida, ovviamente è qualcosa di molto particolare che sicuramente Honda ha sviluppato proprio per essere prima al mondo anche ad arrivare in questo tipo di segmento, anche se qualcuno delle auto sportive c'era già arrivato a proporre un'auto del genere. Eccola qui la Honda e-Prototype, invece questo è il prototipino che ha portato la casa giapponese qui sullo stand di Ginevra. È una macchina di dimensioni compatte, potrebbe essere l'erede della Logo, per intenderci. Sì, una city car piccolina con dimensioni ovviamente molto compatte, ovviamente è completamente elettrica, si chiama Honda e-Prototype. Vediamo se dentro è già, diciamo, più o meno finita, oppure se... Andiamo a vedere. A me sembra che la vettura, a vederla così, sia molto definitiva, come è realizzata la scocca, come sono realizzate le giunture delle porte, come vedete, guardate anche qui, direi che da molti dettagli si capisce che questa e-concept sia molto avanti per quanto riguarda la realizzazione. C'è del legno per la realizzazione della plancia, ovviamente qua parliamo di una macchina da salone, c'è lo specchietto, c'è lo specchietto elettronico che però può riprodurre anche altre immagini, sì, probabilmente quando la macchina si ferma potrà riprodurre di qualcosa di diverso, intanto sta girando un video. Poi abbiamo un display totale che fa molta invidia anche alla Mercedes classe A, direi. Esatto, è vero. Perché è molto più largo, ce ne sono tre da 12 pollici mi sembra, anzi da 10, con ovviamente funzionalità di tutti i tipi, perché la vettura è anche connessa in rete, sfrutta l'energia del suo non si può aprire, sfrutta l'energia delle sue batterie proprio per permettere di avere connettività all'esterno. È un taglio retro che non mi dispiace, lo sai? Sai che mi piace? Devo dirti che anche a me stuzzica proprio questo taglio retro, piace il taglio del finestrino posteriore, bello il logo Honda illuminato qui anche un po' in rilievo. È una bella macchina, c'è la telecamera qui dietro, sì. Anche di là c'è una telecamera stereo, a dire la verità, quindi ci sono anche dei principi di autoguida che permetteranno sicuramente a questa macchina di vivere l'ambito cittadino in modo migliore rispetto a quello che può aver fatto una city car sino oggi. Mi piace anche questo cerchio che mi ricorda un po' quello di Supercar, tu sì, ricordi? Cavolo, sì. Ricorda un po' quello di Supercar, molto figo. È una macchinina carina, ovviamente Honda ci ha sempre abituato a fare anche delle concept abbastanza belle, devo dire che questo prodotto di Honda Design potrebbe arrivare molto simile a questa anche in concessionaria, staremo a vedere con che motorizzazione lo farà, potrebbe essere completamente elettrica come questa, potrebbe anche avere dei motori a benzina, giusto per renderla diciamo utilizzabile in modo migliore, vedremo, da un'utenza più ampia, vedremo come sarà, intanto vi salutiamo, ciao!